tecnica per cercare di così mettere insieme interventi di segno molto diverso tra loro, visto che le compagne e compagni che sono presenti a questa conferenza provengono da realtà sindacali, di lotta, di categorie molto diverse tra di loro. E in realtà mi trovo a fare una replica di tutt'altro segno, nel senso mi trovo a ripetere quello che tutti i presenti, tutti i delegati, tutti gli invitati hanno già detto nei loro interventi, per cui vi chiedo un po' di pazienza per sentire di nuovo quelle cose, ma penso che siano i concetti fondamentali su cui noi dobbiamo battere per riuscire a rilanciare il coordinamento delle lotte. Io penso che in questi 4 anni di vita, veramente, a partire da un'autocritica che sempre noi abbiamo fatto come coordinamento No Austerity, abbiamo anche raggiunto dei risultati straordinari. Dei risultati straordinari perché siamo riusciti a rompere alcuni degli ostacoli, dei grossi ostacoli, allo sviluppo delle lotte, che sono quelli che oggi ci spiegano perché la situazione in Italia è così diversa rispetto, ad esempio, alla situazione di lotta che c'è in un paese più vicino, cioè la Francia. Chiaramente non abbiamo ancora rotti tutti, se no non saremo, diciamo, nella situazione in cui siamo, ma ne abbiamo rotti molti e veramente di ostacoli molto grossi e che sembravano quasi così distruttivi. Ripeto alcune cose che sono state dette in questa giornata: l'autoreferenzialità, il settarismo, che arrivano a volte a livelli così di autolesionismo, diciamocelo compagni. Noi ci siamo sentiti dire dai dirigenti di un sindacato che in quanto iscritti a quel sindacato non dovevamo andare a portare la solidarietà agli operai in lotta e in sciopero del sindacato della fabbrica vicino. Ce lo siamo sentiti dire tante volte. E con questo noi, diciamo, abbiamo deciso con No Austerity, con questo strumento, di rompere questa logica che qualcuno giustamente ha definito controrivoluzionaria. Voglio riprendere questa logica. Noi abbiamo portato avanti un principio elementare. Ci siamo trovati a spiegare l'ABC, che è il principio della solidarietà di classe. Cioè, il principio che uniti contro i padroni possiamo vincere. Se la nostra classe è unita e lotta contro i padroni può vincere, se noi siamo divisi tra di noi, perché appunto uno pensa di avere la bandierina migliore dell'altro, non costruiremo mai, diciamo, quel fronte di lotta che è necessario per sconfiggere i padroni. E noi l'abbiamo fatto non soltanto a parole, compagni, non soltanto così producendo comunicati in solidarietà a questa o quella lotta, comunicati come quello degli operai, della CUP Pirelli, ma non solo della CUP, gli operai del sindacato è un'altra cosa, dell'USI, della CUP, di 3 stabilimenti della Pirelli non hanno esitato a mandare la loro solidarietà alla grande lotta degli operai della Bridgestone, che avevano tutti contro, a partire da loro dai rappresentanti sindacali in fabbrica, e che sono riusciti a sconfiggere con un risultato straordinario, in un momento che ha rifiutato i loro accordi a ribasso. Ma questi non sono, ma non ci siamo limitati solo ai comunicati, noi l'abbiamo fatto anche con la nostra presenza costante davanti ai cancelli. Quando c'era lo sciopero delle grandi lavoratrici della Montrasio, che abbiamo l'onore anche di avere qui come delegata a questa conferenza, che hanno ottenuto il rinvio dei licenziamenti, erano lavoratrici del Sicovas, beh, lì ci sono andati i lavoratori della CUP, gli operai della CUP Pirelli, le lavoratrici della FIOM, i lavoratrici di altri settori, e questo grazie a noi, perché nessuno dirigenti dei loro sindacati diceva di andare a portare la solidarietà alla lotta di un altro sindacato. E io penso che sia molto giusto quello che c'è scritto nella Carta dei Principi, che è un prodotto anche questo collettivo, scritto dai lavoratori che la mattina si svegliano, vanno a lavorare in fabbrica, a scuola, io sono anche lavoratori, siamo anche lavoratrici dei lavoratori della scuola qui presenti, che poi la sera si ritagliavano del tempo per produrre questa Carta dei Principi. In questa Carta dei Principi che proponiamo alla discussione si parla, c'è una frase che mi è piaciuta moltissimo, si dice: gli unici confini che noi riconosciamo sono quelli di classe. Questo vuol dire che dobbiamo essere uniti indipendentemente dalla categoria, indipendentemente dal colore della nostra pelle, indipendentemente dal genere, indipendentemente, diciamo, dalla collocazione sindacale, diciamo, e questo è, ripeto, il principio dell'unità di lotta, l'unità di classe, è il principio, diciamo, su cui si è costruito un austerity. E è quasi incredibile spiegarlo a volte veramente ai compagni di altri paesi, è quasi incredibile, è quasi difficile spiegare alla compagna dell'Unione sull'idea, perché No Austerity è nato dall'esigenza di così minimale di portare la solidarietà a lavoratori in lotta di altre categorie, di altri sindacati.
È difficile spiegarlo perché quando si vedono, no, si vede quello che succede in Francia in questi giorni, in cui ci sono lavoratori di sindacati differenti che magari si scontrano anche pesantemente in certi contesti, operai e operaie di categorie diverse, quando li vediamo al fianco della lotta uniti e guardiamo quello che succede in Italia, restiamo veramente, veramente basiti. Ma sembravano veramente questi ostacoli difficili da rompere, perché sembravano cose veramente consolidate. Noi con Austerity invece siamo riusciti a romperle. E io penso che ci sia una spiegazione a tutto questo. Il punto di forza di Austerity, ciò che ha permesso di rompere questi ostacoli, è il fatto che noi abbiamo dato la parola alla base dei sindacati. Abbiamo dato la parola ai lavoratori che tutti i giorni vanno a lavorare in fabbrica, nei luoghi di lavoro e che partecipano alle lotte. Allora la lavoratrice, il lavoratore, immigrato, italiano, che sta dirigendo una lotta nella sua fabbrica, sa benissimo, conosce dalla sua esperienza diretta quello che non sanno e non capiscono i burocrati o i dirigenti, diciamo, settari di alcuni sindacati. Cioè che uniti siamo forti e possiamo sconfiggere il padrone. Mentre se ci dividiamo tra di noi, ovviamente la nostra lotta rischia di perdere. Ma siamo riusciti anche a contrastare altri ostacoli che sembravano veramente inossidabili, che sembrava veramente difficile rompere. Per esempio le tendenze che sono state qui citate in tanti interventi, che troviamo in tanta parte del sindacalismo anche conflittuale, anche di base, no? Che sono le tendenze all'adattamento, al compromesso, alla rassegnazione, alla difesa della piccola rendita di posizione. E questa cosa l'abbiamo sperimentata quando abbiamo lanciato come Austerity la campagna contro l'accordo della vergogna. Si parlerà domani di questa cosa qui, ne parleranno altri compagni nella loro relazione, ma io voglio ricordare che prima della campagna di Austerity, che è una campagna che ha unito anche qui dal basso lavoratori, delegati, attivisti, sindacali, diversi sindacati, si respirava un clima di capitolazione e resa in tutto il sindacalismo conflittuale. Stavano per firmare tutti. Diciamocelo qui, quella campagna è stata fondamentale per continuare a difendere, abbiamo promosso immediatamente noi come attivisti di base, lavoratori di base di coordinamento in Austerity, e è riuscita per fortuna, diciamo, a evitare, diciamo, il peggio. E ovviamente alcune organizzazioni hanno capitolato questo accordo, ci auguriamo che anche lì la forza, la pressione della base di queste organizzazioni che hanno firmato costringa i loro dirigenti a ritirare quella firma nefasta. E terzo, un altro ostacolo che abbiamo rotto e un altro risultato importante che abbiamo raggiunto è quello appunto della democrazia, qualcuno l'ha citato, la democrazia, quella che si chiamava, è un termine che voglio usare perché è un termine bellissimo, la democrazia operaia, la democrazia che conoscono gli operai, i lavoratori, le lavoratrici nei luoghi di lavoro, durante le lotte, che è quella di discutere, confrontarsi, di non delegare a nessuno le decisioni, ma di decidere durante le lotte, durante i picchetti, durante le mobilitazioni, nei luoghi di lavoro, mentre si sta prendendo una decisione, chiamare i lavoratori in assemblea, chiamarli, discutere con loro. A volte hanno una coscienza molto arretrata, è vero, ma e del resto è quella coscienza arretrata, no, su cui si costruiscono le fortune dei grandi apparati burocratici, come CGIL e CISL e UIL, ma noi non possiamo riprodurre quelle stesse strutture burocratiche, l'ha detto giustamente qualche compagno. Noi dobbiamo invece dare la voce agli operai, alla base, agli attivisti, alle lavoratrici in lotta. E l'abbiamo fatto con Austerity anche a partire dall'esempio qui che stiamo dimostrando, no? Qui ci ha seduto un operaio della Pirelli che non ha mai avuto nessun ruolo dirigente nel suo sindacato, un operaio del Sicovas che non ha mai avuto nessun ruolo dirigente nazionale, una lavoratrice della scuola, idem, e altri lavoratori, diciamo, dei ferrovieri, eccetera eccetera, cioè lavoratori della base. E vado veramente verso le conclusioni citando quello che, di cui parleremo tra un po', che è anche un altro risultato straordinario che abbiamo raggiunto a partire da una situazione di grande arretratezza e che speriamo di riuscire a superare. Cioè siamo riusciti a gettare le basi anche politiche per una reale unificazione della classe, riconoscendo l'importanza, e anche qui quanto mai ne abbiamo sentito parlare nei nostri purtroppo sindacati, l'importanza della lotta contro quelle che chiamiamo le doppie pressioni, contro il razzismo, che ovviamente divide la classe lavoratrice, l'ha detto qualche compagno, no? Il compagno della Pirelli lo diceva, ci spiegano, mettono nella testa dei lavoratori e degli operai l'idea che sia il nemico l'immigrato o l'immigrata anziché il padrone, ma anche contro il maschilismo, compagni e compagni, perché le donne rappresentano la metà della classe lavoratrice e non sono più presenti,
non sono la metà di questa sala e spesso purtroppo diciamo, non sono la metà diciamo, degli attivisti che vediamo nei sindacati, ma quando entrano in lotta, come nella storia, hanno diretto le lotte più dure e continueranno a dirigere le lotte più dure. Sono le oppressioni che dobbiamo combattere ogni giorno senza tregua, nei nostri luoghi di lavoro, nei nostri sindacati e anche nelle nostre case, anche nelle nostre case. E concludo veramente, questo diciamo, arrivo alla parte diciamo, più propositiva. E perché quello che abbiamo fatto non basta? Perché quello che siamo riusciti di straordinario a fare non è riuscito ancora oggi a rilanciare le lotte come sarebbe necessario, neanche un po'. Abbiamo lotte straordinarie, sono qui rappresentate, lo sciopero dei ferrovieri che c'è stato l'altro giorno, dei sindacati di base che ha avuto un risultato straordinario, CGIL e CISL che dicevano di non scioperare, hanno bloccato tutti i treni d'Italia. Ci sono le sciopere dei lavoratori della logistica, gli operai, che stanno di fatto hanno costretto, sono l'unico diciamo, settore che è riuscito a ottenere aumenti salariali, mentre tutti gli altri settori lavorativi invece diciamo, subiva una decurtazione dei salari. Ma sicuramente quello che notiamo è un basso livello delle lotte, basta guardare la Francia, basta fare il confronto. C'è forse differenza tra quello che sta facendo Hollande e quello che ha fatto Renzi poco tempo fa con i Job Act? No! Sì, o meglio, c'è una differenza, che quello che ha fatto Renzi è ancora peggio. E i lavoratori, diciamo cosa c'è stato? Un paio di sciopericchi, qualche manifestazione e è finita lì. Io ho una mia spiegazione di questo. Questa differenza e io penso che stia proprio nel fatto che nel peso che ancora purtroppo hanno quei grandi apparati burocratici che qualcuno giustamente ha definito criminali, che sono gli apparati di CGIL, CISL e UIL, che esistono per soffocare le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori, che sono uno strumento prezioso su cui si appoggia il patronato per impedirci non di vincere ma anche di resistere a loro attacchi violenti e brutali. Io penso che qualcuno abbia fatto bene a citare anche l'apparato della FIOM, perché l'apparato della FIOM che raggruppa quello che è stato nei decenni passati il settore più avanzato nelle lotte di classe in Italia, i metalmeccanici e le metalmeccaniche, sono quelli che hanno ottenuto lo statuto dei lavoratori con tutti i limiti che ha, però l'hanno ottenuto loro bloccando per 2 anni la produzione alla Fiat. E perché oggi diciamo quel settore lì invece sta subendo la repressione nei luoghi di lavoro e non si sta muovendo? Perché c'è un controllo di un apparato burocratico che ha fino ad oggi fatto di tutto per cercare di deviare diciamo, la rabbia dei lavoratori verso diciamo, una compatibilità. E ciò non significa però che noi non dobbiamo parlare con quella base, dei lavoratori che sono lì. E del resto lo dimostra, io penso che le contraddizioni arriveranno. Arriveranno e lo stanno dimostrando oggi con quello che stanno facendo dopo la firma dell'accordo della vergogna con i citati lavoratori dell'FCA e della Fiat. Infatti scioperano contro Marchionne e vengono sanzionati perché scioperano contro Marchionne, contro gli straordinari comandati che sono una delle caratteristiche essenziali del modello Marchionne. E infine, già detta 1000 volte, quindi la cito soltanto, questa frammentazione, questa tendenza all'adattamento, spesso le logiche burocratiche che ci sono nel sindacalismo anche conflittuale di base. E veramente vado adesso verso le conclusioni. Credo che bisogna tenere conto di una cosa, di quello che a volte ci dicono i lavoratori e anche gli attivisti più presenti, no? Diciamo, sì, però se non abbiamo i lavoratori che lottano con noi, noi possiamo essere forti, resistere nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, però senza la forza dei lavoratori, gli operai che lottano con noi, di fatto la nostra forza si riduce a nulla. E questo diciamo lo constatiamo ogni giorno perché di fatto abbiamo un trionfo del capitalismo, sembra così percepire, no? Sta passando tutti gli attacchi del governo, dei padroni, dei capitalisti stanno passando così senza che ci sia diciamo, una resistenza diciamo, all'altezza dell'attacco in corso. Ma però compagni, quando diciamo questi lavoratori, tanti di noi anche a volte si demoralizzano, una cosa però penso dobbiamo tenere presente, il fatto che la classe operaia in Italia non è diversa dalla classe operaia in Francia, anche in Italia è una grande tradizione di lotte, sono state citate qui, sono citate il 68, ma gli anni 70, è una tradizione di lotta che è chiaro, si è tradotta in una sconfitta e quindi in un rafforzamento di quegli apparati burocratici, ma noi sappiamo anche che la storia non si ferma,
non si ferma, ce lo dice quello che sta succedendo in Francia, ce lo dice quello che sta succedendo in tanti paesi d'Europa e del mondo, cioè sulla base della crisi del capitalismo e con l'aggravarsi degli attacchi dei padroni e dei loro rappresentanti, le lotte ritornano, le lotte non si possono fermare. E noi le stiamo sperando e stiamo costruendo quello strumento che serve per riuscire a farle vincere. Diceva un compagno, un amico anche di Seo Traverso, della Conlutas, che aveva partecipato alla nostra assemblea di fondazione a Cassina de' Pecchi, diceva: voi state costruendo delle vele, dovete cercare di rafforzarle quelle vele, però è chiaro che finché non soffia il vento, quelle vele, per tanto forti che siano, robuste, non possono andare da nessuna parte. Però appunto è importante averle. E allora io penso che noi stiamo facendo questo, ripeto quello che diceva lui, dico il povero compagno perché purtroppo è morto, diciamo, aveva già allora una grave malattia, ma era voluto venire comunque in Italia dopo aver partecipato alla riunione della rete sindacale nazionale, internazionale, per portare le lotte. Un applauso per parte di chi sta tornando alla giudizio. Io penso che quello che stiamo facendo, stiamo costruendo quelle robuste vele che quando il vento ricomincerà e ricomincerà a soffiare, saranno pronti per portarci verso la vittoria e la sconfitta dei padroni. E veramente la conclusione mia è su questo, sul tema dell'internazionalismo. La rete sindacale internazionale, abbiamo sempre avuto compagni che hanno partecipato alle nostre assemblee in questi anni, dai compagni della Conlutas, la compagna di Solidaire, compagni diciamo di altri sindacati di base di Spagna che hanno partecipato diciamo alle nostre esperienze. Anche questa è stata un'esperienza unica, compagni e compagni, perché noi siamo riusciti anche qui a partire dalla base a creare una solidarietà, una conoscenza reciproca tra operai e operaie in lotta nei vari paesi del mondo. Mi ricordo che i compagni della Pirelli avevano mandato la solidarietà agli operai della Pirelli in Argentina che stavano subendo una repressione patronale. Così abbiamo mandato come donne in lotta in Italia la solidarietà alle operaie in Turchia che stavano subendo licenziamenti di massa. E così come gli operai della General Motors del Brasile sono andati all'assemblea degli operai di Chicago della FCA a portare una mozione in solidarietà con gli operai della FCA qui in Italia che stavano subendo la repressione di Gandini e dei padroni. Ecco, allora questo è l'internazionalismo che è rappresentato oggi diciamo dalla rete sindacale internazionale di solidarietà e di lotta e che veramente per noi è un motivo di grande orgoglio, che penso sia uno dei punti forti di nuovo austerity. E chiudo dicendo una cosa che mi auguro: che tra qualche mese saremo noi ad andare in Francia ospiti, come nostri ospiti di una conferenza di Solidaire, a raccontare le dure lotte e i duri scioperi che stiamo conducendo in Italia contro i nostri padroni. Una pausa di mezz'oretta e poi andiamo subito a fare il dibattito delle donne del lotto. È più importante partecipare. Grazie.